profughi, piano di accoglienza, accordo siglato da governo, regioni, province e comuni per l'accoglienza dei profughi soccorsi nell'ambito dell'operazione Mare Nostrum. Prima di prendere il mare, convegno alla Camera dei Deputati per capire come evitare le tragedie nel Mediterraneo. 18 anni in comune, aggiornata la guida con le ultime novità normative sull'acquisizione di cittadinanza alla maggiore età. 8 stereotipi sulla migrazione, una ricerca smonta diverse credenze fra le più comuni sulla migrazione in Europa. Un caro saluto a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con Cinformi News. Governo, regioni, province e comuni hanno siglato un accordo per l'accoglienza dei profughi soccorsi nell'ambito dell'operazione Mare Nostrum. Fra i punti chiave, velocizzare le procedure di identificazione e di verbalizzazione delle richieste di asilo da parte delle questure, accelerare i tempi di esame delle richieste di protezione internazionale da parte delle commissioni territoriali, e infine sostenere e potenziare il sistema di accoglienza e protezione per i minori stranieri non accompagnati. Maggiori dettagli e il testo dell'accordo sul sito www.cinformi.it. Prima di prendere il mare, il titolo di un convegno che si è svolto recentemente alla Camera dei Deputati. Al centro dei lavori una riflessione su come evitare le morti nel Mediterraneo e su come offrire alternative concrete alle carrette del mare a chi ha bisogno di protezione. Secondo la Presidente della Camera Boldrini, bisogna favorire la creazione di centri internazionali nei quali valutare la richiesta di asilo direttamente nei paesi di partenza. Sulla stessa linea il ministro dell'Interno Alfano, che ha inoltre auspicato un ampliamento di Frontex. I rappresentanti della Marina hanno sottolineato come con Mare Nostrum sia stato finalmente possibile intervenire anche su chi lucra sul traffico delle vite umane. 18 anni in comune, i tuoi passi verso la cittadinanza italiana è il titolo della guida aggiornata con le ultime novità normative presentata alla conclusione della campagna promossa da ANCI, Save the Children e Rete G2. La campagna ha avuto come scopo quello di sollecitare i sindaci ad informare le seconde generazioni, cioè i minori nati in Italia da genitori stranieri, sulle modalità di acquisizione della cittadinanza al compimento dei 18 anni. Diventare cittadini italiani, sostiene l'ANCI, vuol dire essere riconosciuti parte integrante del tessuto sociale nel quale si è nati e cresciuti. Senza questo riconoscimento non possiamo realizzare politiche sociali volte all'inclusione. È proprio vero quel che si dice sulla migrazione e ripensiamo a 8 stereotipi. Questo è il titolo di una relazione elaborata e pubblicata dal Centro di Politica Europea della Migrazione insieme all'Istituto Universitario Europeo di Firenze. Non abbiamo bisogno di immigrati, i migranti rubano i nostri posti di lavoro o i migranti per ragioni economiche frodano i nostri sistemi d'asilo. Sono alcuni degli stereotipi presi in considerazione. L'Europa afferma la commissaria europea per gli affari e interni, Cecilia Malmström, non può permettersi di ignorare i vantaggi dell'immigrazione e compromettere così la ripresa dalla crisi. Alla fine degli anni 90 cominciarono a vedersi sul territorio provinciale molte giovani donne provenienti in particolar modo dall'Africa, e queste donne esercitavano la prostituzione sul territorio provinciale. Molti soggetti del privato sociale e anche gli enti pubblici cominciarono ad interrogarsi su questa presenza e cominciarono a cercare di capire quali fossero le caratteristiche di queste donne, l'entità di questo fenomeno nuovo e soprattutto i bisogni che queste donne portavano. Da quell'epoca, quindi dalla fine degli anni 90 fino al 2008, una serie di soggetti cominciarono a interessarsi proprio al fenomeno della tratta di esseri umani. Nel 2008, con delibera provinciale, viene istituito il sistema Trentino contro la tratta di esseri umani. Questo sistema Trentino
ha come obiettivo fondamentale quello di formalizzare un modello unico di intervento che in un qualche modo riesca a accogliere e proteggere i soggetti vittime di tratta. A garantire, diciamo così, il buon funzionamento del sistema Trentino contro la tratta è stato istituito un tavolo, tavolo di coordinamento, il tavolo Trentino contro la tratta, che è composto da diversi soggetti, soggetti del privato sociale e soggetti, diciamo così, enti pubblici. Quali sono le finalità principali di questo sistema Trentino? Intanto monitorare costantemente il fenomeno che è in continua evoluzione e trasformazione, dall'altro informare sui diritti e sui doveri che le vittime di tratta hanno, informare loro su tutto ciò che riguarda la salvaguardia della salute, ma anche e soprattutto facilitare la consapevolezza della condizione di vittima e quindi con loro, nel caso in cui ci fosse ravvisata la condizione di vittima di tratta, pensare ad un progetto di emersione da tale condizione attraverso un progetto che è teso al raggiungimento di una piena autonomia e autodeterminazione della persona. Una delle caratteristiche principali di questo tavolo Trentino contro la tratta è, da un lato, una razionalizzazione di quelle che erano le risorse umane ed economiche investite, ma anche la logica di un intervento che sia omogeneo, il più omogeneo possibile, in modo da orientare sia i servizi che le politiche in un modo univoco. Incontrarte, musica e balli dal mondo e dal Trentino, l'1 agosto alle 21 a Terlago, il 3 agosto alle 20:30 a Coredo, il 4 agosto alle 21 a Brentonico. Mostra La fonte di un'utopia, la strada dell'integrazione attraverso l'arte, fino al 5 settembre 2014 a Roma presso il Museo Hendrik Christian Andersen. Mostra fotografica africana Polvere d'oro, fino al 21 settembre 2014 a Genova, presso Castello d'Albertis.